benvenuti a Deboli, grazie. Faccio la stessa cosa a tutte e due. Che cosa vi aspettate da questa esperienza? Cosa rappresenta per la vostra carriera essere oggi qua a Deboli? E quali saranno le vostre, quali sono le vostre attitudini principali? Se ci raccontate un po' di voi. Comincio io? Come vuoi? No, per primo sono molto contento di essere qua. Per me l'Empoli è un grande club, lo sapete anche voi, è un club che ti fa migliorare. Ci sono stati tanti giovani che poi sono riusciti a fare il salto e io qua cerco ovviamente di migliorare me stesso e di dare il massimo, il 100%, partita dopo partita. No, intanto da toscano è un onore, un piacere incredibile, perché insomma Empoli fin da ragazzino lo senti sempre, sì, che per me è proprio un grande piacere essere in questa piazza. È una piazza importante che insomma punta a ritornare nel grande calcio e quindi cercherò di dare il massimo e di migliorarmi a livello personale, dando una mano ovviamente a tutti. Chiedo a Gioella, tu conosci la Serie B, l'anno scorso hai fatto un ottimo campionato a Brescia, il mister prima parlava di motivazione, dell'importanza delle motivazioni, del carattere, tu sei arrivato oggi, però domani si prende subito a giocare, si inizia subito a giocare, ti chiedo se sei d'accordo, cioè quanto conterà appunto questo discorso di motivazione, di carica, di rabbia, anche di vinta in un campionato come questo. Sì, infatti l'anno scorso ho fatto già un anno di Serie B e io sono venuto dalla Svizzera, della Serie A lì in Svizzera, e io dico che la Serie B è un campionato molto tosto, molto competitivo, si dice, mi sa, e cioè, se non metti la grinta, se non metti la motivazione o la voglia, questo campionato ti fa capire subito che non andrai da nessuna parte, perché è un campionato dove ci sono tante squadre anche simili, e è un campionato che ogni squadra può battere l'altra, cioè imprevedibile, dico. Quindi la motivazione, la grinta, la rabbia di conquistare qualcosa deve esserci, sicuro. Sì, ho una domanda per tutti e due. Ho due storie molto diverse, però c'è una cosa in comune, no? Mi sembra, quella dei viaggi. Però è nato in Sudafrica, qui abbiamo avuto un mese, non sei neanche il primo sudafricano per la sede dell'Empoli, poi Svizzera e Italia. E invece Folvani, no? È stranissimo, cioè, giocavi a pochi chilometri da qui, ma per arrivare all'Empoli sei dovuto passare da Ferrara. È vero. Quindi se ci raccontato un po' cosa è successo. No, niente, è un giro un po' strano che è stato, via, l'anno scorso Pontedera, poi c'era stato un po' di colloqui con l'Empoli, però è arrivata la chiamata della SPAL improvvisa e fulminea, quindi abbiamo chiuso per là, anche se poi sapevamo insomma che sarebbe stato temporaneo per un prestito, come è successo qui, un'altra compravendita, e niente, quindi poi l'Empoli si è rifatta avanti e ho preso la palla al balzo. No, io invece sì, sono nato in Sudafrica, poi ci siamo trasferiti in Svizzera quando avevo 5-6 anni. Io però sono svizzero, cioè i miei genitori sono... Ti senti anche svizzero? Sì, sì, per me, cioè, i genitori sono svizzeri, però la Sudafrica comunque per me fa una grande parte della mia vita, perché è nato, ho cresciuto là, ho anche imparato, cioè, parlo l'inglese. E niente, poi ho cominciato a giocare in Svizzera e dal Zurigo poi mi sono trasferito in Italia alla Juventus, poi sono ritornato lì in Serie A a fare un po' di esperienza, poi ho voluto ritornare in Italia perché comunque l'Italia come calcio è avanti e io qua volevo fare le mie esperienze, e adesso l'anno scorso ero a Brescia e quest'anno sono veramente contento di poter fare un passo in avanti con l'Empoli. Allora, io chiedo a Joel, insomma,
Secondo qua sono alta per fare il titolare, insomma c'è stato anche un avvicendamento sulla fascia destra, adesso c'è tu e Zappella, insomma se ti senti questa responsabilità e se sei pronto. E allora adesso invece chiedo questi pochi giorni, mettiamo così questa poche settimana alla SPAL, che cosa gli hanno lasciato? Allora io comunque qua prima devo dimostrare di poter fare il titolare, cioè prima devo fare... allenarmi bene, poi quando il mister mi darà l'occasione di giocare, di dare il massimo, di poter fare il meglio possibile. E poi, certo, secondo me devi essere un po', cioè no, devi essere ambizioso di voler giocare titolare e darò di sicuro il 100% e cioè il massimo impegno di raggiungere questo obiettivo personale, dico, e poi dare e poi dando una mano alla squadra, ovviamente. Niente, questa settimana alla SPAL insomma mi hanno fatto vedere un po' un altro calcio, il calcio quello che si sogna da bambini, insomma c'è maggiore qualità rispetto, ovviamente io venivo dalla Lega Pro, ovviamente c'è maggiore qualità, c'è maggiore velocità di gioco, e penso che comunque sia, anche se è stato solo un mese e mezzo, mi abbia aiutato veramente tanto. Lorenzo, ti lascia alle spalle un campionato importante, tra virgolette, come la Lega Pro, dove hai fatto delle cose veramente ottime, hai dimostrato di meritare il salto di categoria. Potrebbe essere poi un punto di partenza per fare ancora un salto di categoria. L'ambizione e la speranza è quella, poi ora sta a me. Comunque, le premesse ce le hai tutte, secondo grazie. Me, poi. Buongiorno. Allora, prima a Polvani, è una cosa molto breve, tecnica, sì. Sei un difensore, no? Mm-hmm. Quindi fascia destra e tutto quanto. Quindi trovi meglio, diciamo, come centrale della difesa 3 oppure come terzino destro della difesa 4? A Pontedera negli ultimi 3 anni ho sempre fatto a 3 il centro-sinistra. E per assenza anche il centrale. Penso che sia un... per me sia più naturale centro-sinistra, magari più sull'uomo invece di... però all'evenienza non ci sono problemi. Gioel, sì. Buongiorno. Allora, difensore, quindi anche molto attivo, molto, diciamo, giochi bene in velocità, così ho preso dalle tue caratteristiche, da quello che si scrive di te. Quindi, ti trovi meglio il terzino destro oppure un esterno di centrocampo sulla fascia destra? Allora, a me piace tutte e due, io lì non, cioè, mi piacciono tutte e due, se devo essere sincero. Sì, lì dove mi mette il mister io gioco, poi sì, mi piacciono tutte e due, il quinto, il quarto, sì. Veloce, mentre Polvani si dice da una continuità di rendimento, lei che pensa? Speriamo. È una maggiore, chiaramente questa è una maggiore.